Ciao, sono Antonio, imprenditore digitale. In questo video andiamo a rispondere ad una domanda che secondo me può essere interessante e utile a molti di voi. Allora, vediamo, quest'utente mi dice: ciao, piacere, ho visto i tuoi video, volevo chiederti se una volta acquistato il corso ci sono altri investimenti da effettuare con le Ads, ad esempio, e se sì, quando avviene questo, se nell'immediato o meno, e a quanto ammontano, e se si deve sviluppare un brand o meno. Allora, per quanto riguarda le Ads, insomma, ovviamente queste possono essere un qualcosa che serve andare a fare e quindi ovviamente bisogna investire un capitale, quindi comunque sia, se si fa il tutto con uno store, allora si può andare poi a far conoscere il nostro sito, il nostro store o tramite queste pubblicità, e di conseguenza poi di solito si inizia con la pubblicità almeno con 5-10 euro di budget giornaliero, giusto per fare un test e vedere se effettivamente il prodotto funziona. E poi appunto se il prodotto funziona, poi quelle campagne pubblicitarie le si tengono attive. Quindi se noi spendiamo per esempio 10 euro giornalieri e poi comunque otteniamo delle vendite, quindi ovviamente incassiamo più di quanto spendiamo, non è un problema tenere quelle campagne pubblicitarie attive. Quindi è un qualcosa semplicemente di momentaneo, magari giusto per fare il test, che può essere una spesa. Poi però appunto i soldi ci possono benissimo tornare indietro con i relativi guadagni. Poi per quanto riguarda anche lo store, sempre si può benissimo anche fare il tutto a costo zero, quindi con semplicemente invece di fare pubblicità andare ad usare piattaforme come TikTok, Instagram, i vari Reels, YouTube Shorts per portare del traffico con questi video, che ovviamente se li facciamo in un determinato modo possono diventare virali. E quindi se andiamo a far viralizzare un prodotto che vendiamo con dei video, poi ci può portare quello delle vendite mettendo il link in bio e quindi può portare appunto del traffico e degli utenti interessati. Quindi questo per quanto riguarda le campagne pubblicitarie, per quanto riguarda insomma anche come non pagare neanche quelle. Poi è chiaro che se noi abbiamo uno store dobbiamo avere un nostro sito, quindi comunque sia c'è da investire qualcosa per avere la piattaforma che ci consente di avere quel sito online, quindi comunque sia. Per avere uno store serve almeno investire all'incirca un centinaio di euro, proprio per avere appunto uno store fatto bene, che appunto possa essere online, e poi le relative campagne sono una spesa variabile che comunque non è un problema spendere se il prodotto va bene. Poi per quanto riguarda anche se c'è possibilità di fare il tutto anche senza spendere soldi completamente, quindi avviare il business e guadagnare senza spendere soldi, appunto metto a disposizione anche questa possibilità perché funziona anche molto bene, ovvero quello di fare dropshipping sui marketplace e quindi usando eBay o anche Etsy, che quindi ti permettono di pubblicare prodotti senza che tu debba spendere in pubblicità, senza che tu debba spendere per appunto anche pubblicare quel prodotto, o al massimo si spende giusto tipo 35 centesimi se sei un venditore professionale dentro eBay, e quindi praticamente ogni prodotto ti costa praticamente nulla e quindi puoi fare tutto a budget zero e quindi di conseguenza puoi andare a guadagnare anche con questo metodo per poi eventualmente anche ampliarti e fare un tuo store. Poi per quanto riguarda la domanda se è necessario sviluppare un brand o meno, diciamo che tecnicamente possiamo anche continuare ad oltranza a vendere prodotti senza brand, quindi con marchio generico. Però in realtà può andare a nostro vantaggio l'andare a sviluppare un brand, perché una volta che noi testiamo un prodotto, vediamo che funziona e quant'altro, vuol dire che c'è richiesta, che appunto possiamo continuare a vendere quel prodotto costantemente. E quindi appunto se noi ci sviluppiamo un brand su, andiamo magari a fare apporre un logo o sul packaging oppure sul prodotto stesso da parte della fabbrica e dal fornitore che appunto ci permette di mettere in vendita quel prodotto e quindi farlo arrivare ai nostri clienti, questo ovviamente ci può aiutare a far aumentare il valore percepito del prodotto e quindi di conseguenza possiamo anche poi andare ad aumentare il prezzo, possiamo quindi avere dei margini di guadagno più alti per ogni vendita che facciamo e poi appunto volendo con insomma determinate collaborazioni che possiamo fare con il fornitore possiamo offrire anche spedizioni più veloci eccetera eccetera, quindi insomma potrebbe essere una cosa utile. Comunque sia, questo spero che sia chiaro. Qui intanto c'è un'ambulanza che sta facendo un casino della Madonna. Comunque sia, con questo il video direi che è tutto. Se volete potete andare qui sotto in descrizione oppure nel primo commento in evidenza per vedere il mio percorso di formazione a Progetto Freedom. C'è il sito che vi spiega appunto in cosa consiste il corso e quindi potete decidere poi di fare accesso se è un qualcosa che vi può interessare. Quindi detto questo, noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao a tutti!